benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Probabilmente il video più pieno di emozioni del mio canale, ma andiamo, iniziamo subito, che sono emozionato. Smettete di guardare se ho fatto graffio o no, per favore. Non toccare la macchina. Non toccare. Ragazzi, come avete visto nello scorso video, ho noleggiato una Ferrari. E il motivo principale era proprio questo video. Questo video qua. Stiamo per vedere ufficialmente la reazione dei miei genitori e di mia sorella e dei miei nipoti a questa macchina. Sappiate che nessuno nella mia famiglia ha mai avuto una Ferrari, nessuno ha mai guidato una Ferrari. E l'emozione che provoca avere una macchina del genere, soprattutto per, diciamo, i membri della mia famiglia, che siamo sempre stati un pochino legati, magari ai film, i classici film Fast and Furious, quelle cose lì, no? Io sono stato veramente tanto emozionato nel prenderla oggi, perché oggi è il primo giorno che ce l'ho. Non ho idea di quale faccia faranno loro, non ho le lacrime agli occhi già da adesso, ve lo dico, sono già emozionato ora. Con i miei fedeli assistenti Marco e Simone andremo a riprendere la reazione proprio precisa dei miei genitori quando arriverò con la macchina. Ma il bello è che non dirò ai miei genitori che l'ho noleggiata, gli dico che l'ho comprata. Non so, mi invento qualche scusa, non so, il Bitcoin è andato bene, le azioni Tesla, non so, mi invento qualcosa. Nel periodo che ha vissuto la mia famiglia l'ultimo anno servono emozioni così, come è stato quando ho portato la Tesla per la prima volta. Non lo so, magari non li rendo felici a lungo termine, però magari un minimo smuovere un po' la quotidianità può far bene a tutti, diciamo, e spero di riuscirci oggi. L'investimento è stato fatto anche per questo. Raga, vi lo giuro, mi trema un po' la mano. Cioè sono visivamente emozionato, perché io non ho idea di cosa possano dire i miei. Cioè non so se è una cosa che ho fatto una cazzata assurda a prenderla per fare sta figura con i miei, oppure è una cacata. Sta per succedere, stanno arrivando davanti al negozio di mia sorella e spero, non lo so, spero vada bene, raga. Sono... Ora devo fare l'attore e dire che l'ho comprato. Via, si va, arrivo, vado in manuale così scaso un pochetto. Buonasera. Salve. Ciao Giovanni. Ciao. Questa è l'ultima macchina che ho comprato. Bella. Ma sei impazzito? Sì. Ferrari Portofino, se vi interessa saperlo. Ti piace, amore? Amore, ti piace? Poi aspetti 3 giorni e si ripresenta così. Ti piace? Saliamo. Ora piano piano salite tutti. Sì, perché il motore è a massimo. Ti piace? Puoi sentire? Senti? Io la so, se l'avevo detto però. Ma c'è il pene a mano, mi parte! Ma mi parte col pene a mano! Il modo migliore di morire, ti prego, quando ti ricapita, fatti accettare l'assunto, ma scherziamo! Sì. Bea, senti? Che fai, scappi? Vabbè, papà, ti piace? No, 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 è andato due. Me la regala a me? Sì, vuoi partire? Vuoi salire? Sì. Vieni qua, Bea. Papà, sei pronto? Vai. Sulla Tesla non l'hai fatta e su questa sì. Per giro. Che fame. Vado? Oh, così tanto per quanto di casa questa cosa? Tu non hai idea. Bea, sei pronta? Mamma, sei pronta? Oddio mio, ma che fa casino, non so, io giuro, è più lenta della Tesla, ma sei sicura? Ogni volta mi sono tutti, cioè non capisco perché. Boh, non lo so, guarda. Ma non sono fermato già 3 pattuglie, non capisco qual è il motivo. Che cazzo ne sono? Ah. Fammi un cambio manuale, va, che mi sento più sciumato. Ciao, molto! Ciao, Bea! Ciao! Amore, sei contenta? Sì! Tu sei contenta, amore? Sono contento pure. Tu sei contenta, Sam? Molto. Ok. Allora, sono contento che adesso tu sei contento, più esatto. Che altro. Oh, e costa, l'ho preso con i Bitcoin, questo. Andiamo, andiamo, andiamo! Sei Bitcoin? Sì, la Tesla. Eh? Ed è tutto tuo, c'ho 2 garage. Dai, è piano, so piano. Cioè, sei contento comunque? È bellissimo, guarda, Napao. È bello? Proprio bellissimo. Sono contento.
Perché comunque io almeno penso tutta la vita una persona sogna di stare su una Ferrari. E oggi c'è stata. È una delle più belle secondo me, la Portofino. Comunque sono contento che ti sia piaciuto. Cioè ci tenevo tanto, soprattutto che ti piacesse a te. Era proprio lì che ci sono spesi i soldi per fare quello. Questo è il decappottabile, i capelli, no? Sai quanto costa sta macchina? 300.000 euro. L'hai comprata? Giusto. E che ci vuole? 300.000 euro? Cioè si trovano sotto l'albero, no? Sicuramente. Per chi si suda, sì. È un Ferrari. È un Ferrari. Orcucan. Orcucan. C'era meglio un cucchiaio, come sai? Sì, era meglio anche quello pure per me. Voi che siete stati sulla Tesla, avete fatto il video. È più lenta della Tesla? Sì. Ma veramente. Adesso faccio andare avanti le macchine. Ma vediamo. È veramente troppo. E vediamo. Cioè la Tesla veramente mi mette troppa ansia. Ma veloce pure questa, ma perché fa più casino? Se no guarda, stavamo a 60, È bellissima. Cioè, a 60. È bellissima. Potete lasciare 3.000 like? 100.000. 100.000 like. Grazie. A 100.000 like voglio farvi il video. 3 e 4. Ok, grazie. 3, 4 like, se volete. A 100.000 like voglio fare il video quanta benzina consuma da Roma a Milano. Questa va benissimo. Va a benzina, quello è il problema, sì. Che cazzo lo fa la gas? Cavoli fa gas, vedi la verità. Di la verità, Tirchio, cavoli fa gas. Bea, me lo dai un bacino? Grazie, amore. Valgono tutti i 300.000 euro spesi. I bacini di Bea, che è contenta. Ma quando ti ricapita di salire sulla Ferrari, papà? Capito, perché ne sta niente? Ma devi smettere per paura. Basta. Comunque non l'ho comprata. Goditela, perché l'ultima volta ci sei, perché non è mia. Adesso ci tenevo a specificarlo. Non l'ho comprata, l'ho presa a noleggio. Ho speso un po' di soldi, ma veramente in confronto all'acquisto niente. Però ci tenevo. Ciao mondo! Tanto è buona. No, era bello far vivere l'esperienza dei bambini a papà che ci ha sempre sognato su una Ferrari, a te, a Samantha, una bella Ferrari. Un bel sogno che uno realizza. Esatto. Piaciuto? Bello. Cioè, bello. Io ho speso i soldi, solo per, cioè più o meno solo per questo momento, per far bravi a voi. Bravo, puoi invidiarci, tranquilli. Non è che mette in testa? Potrebbe venire in testa. Mia, io ho un umile Duster, però quando mette la benzina mi sono disfatta. Cazzo è successo? Porco due. Ma grazie. 100.000 like grazie. Dovrebbero solo lasciarli per il fatto che papà si è fatto un giro. Quindi niente Tesla. Metti la musica, zio! Ah, questo ancora pensa che gli do la testa, no? Niente adesso. Zio, metti la musica! Ma mettiamo la musica. Ma tu sei piccola, voglio ancora. Lei è solo un numero, nonna. Sa Franci, quanto è che fa 18 anni? No, lei 14 fa luglio. Quando è che fa 18? Tra 4 anni. Tra 4 anni? Tra 4 anni che era la macchina, promessa, vai. Anche a me? A te tra un po' di più di 4 anni. Bello. Anche tra 4, speriamo. È una bella soddisfazione comunque noleggiarsi una Ferrari, no? Ragazzi, devo dirvi un attimo una cosetta prima di chiudere il video. Ci sono tantissime cose da dire su questo video. Quello che hanno provato i miei genitori è nulla, penso, in quello che ho provato io nel farglielo provare. Cioè, sono, lo ammetto, in alcune scene probabilmente è stato tagliato qualcosa, è uscita una lacrimetta a qualcuno, anche perché c'è una storia dietro. E non voglio entrare nei dettagli, ma mio zio, il fratello di mia madre, che non c'è più, aveva questo sogno di guidare una Ferrari. C'è una storia dietro, ecco perché mio padre e mia madre hanno questo attaccamento a questa macchina, questa voglia di provarla e tutto quanto. Infatti nei giorni a seguire delle clip che avete visto l'ho fatta anche provare, testare, quindi ci siamo un po' divertiti. E in questo periodo era mio compito, oltre che risolvere i problemi economici della mia famiglia, che ho fatto fuori dai video, ovviamente non voglio farvi vedere le cose, i problemi che ci sono dietro alla mia famiglia, preferisco farvi vedere i successi. E uno dei successi è stato dargli questa soddisfazione a tutti quanti. E non solo. Manuele, sono venuto qui a Milano, volevo chiudere il video qua. Per la sua reazione voglio mettervi due storie che ho fatto su Instagram. Era la persona più contenta del mondo. Lui è probabilmente il più appassionato di Ferrari dentro la famiglia, quindi... Beh, sei stato contento? Bella esperienza. Oh, questo video dovevo chiuderlo una settimana fa, l'ho chiuso a Milano solo perché dovevi esserci tu. Spero che questo video vi sia piaciuto, ne arriveranno altri in Ferrari molto più particolari. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao raga. Anzi, saluta tu. Dai la bocca in faccia. Ciao.